Ciao a tutti, sono Graziella e mi presento a chi non mi conosce. Oggi prepariamo insieme le cotolette di peperoni. Volete cucinarle con me? Eschemanen! Innanzitutto cuociamo i peperoni in friggitrice ad aria oppure in forno a 200 gradi per 20-25 minuti, a seconda della grandezza dei peperoni. Quindi laviamo i peperoni e li sistemiamo nel cestello della friggitrice ad aria. Li cuociamo a 200 gradi per 25-30 minuti, fino a quando non risulteranno così ben cotti. A questo punto li trasferiamo in una ciotola o in un sacchetto, li copriamo oppure richiudiamo il sacchetto e li facciamo raffreddare completamente. Quando saranno ben freddi andiamo ad eliminare la pelle che, come vedete, viene via facilmente. Eliminiamo anche i semini interni. Facciamo in modo che il peperone rimanga intero o quantomeno a falde grandi. In questo modo sarà più semplice da farcire. Quindi, eliminata la pelle, trasferiamo su un piatto. Prendiamo le falde di peperoni. Li adagiamo sul piatto, eliminiamo eventuali semini, tamponiamo con carta assorbente e andiamo a condire con sale e pepe. Quindi aggiungiamo la fontina, il formaggio filante che avrete scelto, il prosciutto cotto e ancora fontina e richiudiamo. Oppure prendiamo un peperone intero, tamponiamo, aggiustiamo di sale e pepe e farciamo con fontina, prosciutto e ancora fontina. A questo punto lo andiamo a chiudere come se fosse un panino oppure un sandwich. Così, farciti tutti i peperoni, andiamo a condire ancora con poco sale. Adesso impaniamo i peperoni e quindi li passiamo prima nelle uova sbattute e poi nel pangrattato. Il pangrattato è stato condito con poco parmigiano, sale e pepe. Potete aggiungere anche dell'aglio tritato. Quindi impaniamo bene così. Quindi sistemiamo le nostre cotolette di peperoni su una teglia ricoperta di carta forno, aggiungiamo un filo d'olio e cuociamo in forno o in friggitrice ad aria a 180 gradi per 15-20 minuti, a seconda della grandezza dei peperoni e della potenza del forno. Sforniamo le cotolette quando risulteranno ben dorate e cotte. Ed eccole qui, croccanti e filanti. Buonissime! Ecco, grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima! Non vi è venuta l'acquolina? Ciao!